Quindi la motivazione per cui si ascoltano gli insegnamenti non deve essere per ottenere la felicità per questa vita o di essere liberi dal samsara, per ottenere lo stato della grande beatitudine, della pace, eh? E questo non è il significato della vita. Quindi, il mio scopo della mia vita deve essere quello di beneficiare gli altri e di liberare gli innumerevoli esseri senzienti dall'oceano, gli innumerevoli esseri infernali, prese innumerevoli innumerevoli esseri umani, che sono tutti quanti prigionieri dell'oceano di sofferenza e samsara, e condurli tutti quanti allo stato di Buddha, alla totale cessazione di tutte quante le oscurazioni, comprese tutte quante le realizzazioni, sanghie. Completamente da solo a quello stato. Per questo devo ottenere lo stato dell'onniscienza, per questo ascolto gli insegnamenti del Santo Dharma. Questa è la motivazione che dovete avere, anche una corretta nell'ascoltare gli insegnamenti. Quindi questa è la condotta corretta di ascoltare l'insegnamento. Ieri parlavo dell'offerta del cibo ai suoi rari e sublimi, ai suoi rari e supremi, a Buddha Dharma Sangha. Per molto tempo ho recitato le preghiere prima di fare. Dire, mangiare il cibo, recitavo mantra e poi mantra delle nuvole di offerte. Le nuvole di offerte, il mantra delle nuvole di offerte, e poi facevo delle offerte di preghiere. Prima, appunto. In generale, prima di ogni pasto. E qualche volta. Delle volte invece, proprio per la fretta di mangiare il cibo, non so esattamente come che parole usare, però quello può succedere che uno ha fretta di mangiare. E solo recentemente, lui conosce la preghiera tibetana di Daksho Sorje, la preghiera nei recenti negli anni, adesso sta recitando, soltanto adesso, sta parlando di un tibetano, Chonlin Trinle, recentemente ha cominciato a dire quella preghiera. Recita appunto questo mantra. Ogni tanto lo sentite che fa questo. E mi stavo congratulando con lui che stava facendo queste preghiere quando ho sentito. Naturalmente, come ad aptos facciamo la preghiera dell'offerta,
Facciamo l'offerta della preghiera del tantrica, quindi l'offerta dello stocco è come la benedizione che appunto che faceva Kirti senza Brimpo, c'è sempre una preghiera breve scritta da Kirti senza Brimpo, in inglese naturalmente. Ho cercato di congratularmi con recentemente, adesso recentemente recita, e lui mi ha detto recentemente, mi ha detto da quando è venuto a Copan, da quando lui viene a Copan, dal primo corso penso. Da quando è venuto a Copan, per molti anni non c'era cibo che lui ha mangiato senza fare l'offerta. Mi ha detto questa cosa qua, recentemente mi ha detto questa cosa qua. Per molti anni lui ha sempre fatto le preghiere, per molti anni non aveva fatto la preghiera, poi non c'è adesso nessun cibo viene mangiato senza che venga prima offerto. Capite? Capite cosa mi ha detto, quello che mi ha detto? Capite quello che mi ha detto? Capite quello che mi ha detto? Capito cosa sto dicendo? Avete capito cosa sto dicendo? Avete capito cosa sto dicendo? Lui ha sempre offerto quel cibo, ha sempre offerto il cibo. E cosa sto dicendo? Quello che lui mi ha detto per molti anni, non ha mai mangiato nessun cibo senza mangiarlo. Adesso è chiaro? Questo è quello che lui mi ha detto. Perché è meglio di me, perché io delle volte io mangio il cibo, qualche volta mangio il cibo senza offrirlo, ogni tanto. Delle volte succede. È che ho fretta, è che vado di fretta. Volevo semplicemente dire questa cosa qua, questa conversazione. Volevo congratularmi per questa preghiera. E lui mi ha detto: non ha mai mangiato il cibo senza offrirlo, però non necessariamente. Questo è veramente anch'io. Magari delle volte io mangio il cibo senza offrirlo, però adesso da questo volevo dirvi questa cosa qua, quello che lui mi ha detto. È un incoraggiamento per me. È un incoraggiamento vedere le sue qualità, è un incoraggiamento vedere le sue qualità. Quindi i benefici sono veramente tantissimi, veramente ve li ho già menzionati. Quindi ora ho letto, come appunto dice la Mason K,
Bisogna cominciare la pratica da adesso, da stasera, da oggi. È scritto così. Perché si può morire in qualsiasi momento, si può morire, questa è la conclusione, per cui bisogna praticare da subito, anche prima di morire, per non compiere nessun karma negativo, per accumulare karma negativo, per accumulare karma positivo, perlomeno il più possibile, perlomeno il più possibile, per quanti mesi, quante settimane, quanti giorni, quante ore, quanti minuti, quanti secondi vi sono rimasti, in quel tempo dovete praticare, dovete assolutamente, per quanti anni, dovete cercare di praticare il più possibile, capite? La cosa più importante, la cosa più importante è avere la consapevolezza della morte, la consapevolezza della morte, la cosa più importante. Come ho detto anche ieri, no? Uno può essere esperto nei sutra, nei tantra, può avere. Però se voi non pensate alla vostra morte, un po' conoscere, se voi non pensate alla vostra morte e non riflettete continuativamente alla morte, non so, praticate alla consapevolezza della morte, allora la vostra motivazione diventa completamente attaccamento, diventa solo attaccamento di afferrarsi a questa vita, anche se siete esperti nelle filosofie, sutra e tantra, anche se avete un sacco di discepoli, perché siete così istruiti, avete migliaia di discepoli, però siete magari molto famosi, le persone vi rispettano, però niente della vostra vita diventa Dharma, nulla della vostra vita, neanche un giorno diventa Dharma, no, nessuna delle vostre azioni diventa Dharma, nessuna delle vostre azioni diventa Dharma, anche se voi fate le preghiere e così via, voi ricevete gli insegnamenti o insegnate il Dharma, non ha importanza quanto voi facciate, niente diventa santo Dharma, tutto quanto diventa un Dharma mondano, per cui non virtù. Per cui c'è veramente un grande pericolo. Se voi non pensate alla vostra morte, se voi non pensate alla vostra morte, questo che può succedere in ogni momento, può avvenire in ogni momento. Quindi, Geshe-kyo-dampa Ben-kungye, una volta ha cominciato a praticare il Dharma e pensando sempre alla morte, e esteriormente, quando andava al gabinetto, fuori dal gabinetto, la porta c'era appunto era, c'era una c'era una c'era un cespuglio di spine e quindi pensavo di tagliare le pensavo, però potrei anche dormire e devo andare al gabinetto, non posso tornare indietro, può succedere, per cui è andato che è tornato indietro, devo tagliare, se vado in una sessione, però magari mentre la mia morte può avvenire mentre sono quindi non riesco neanche a uscire, per cui pensando in questo modo tutti i giorni, allora, così il cespuglio di spine non è mai stato tagliato, l'ha lasciato lì, non l'ha mai tagliato, e quindi se voi pensate appunto, non volete perdere tempo a fare delle cose inutili.
non voleva perdere il suo tempo per fare delle cose che erano riferite all'attaccamento a questa vita. Questo è un esempio. Questi Kesha Kadampa, vedete, me l'ha detto ricordandosi delle impermanenze della morte, della vostra impermanenza e vostra morte. Allora riuscirete a diventare vittoriosi sopra la pigrizia, diventerete vincitori sulla pigrizia. Qualsiasi tipo di attività voi facciate diventa Dharma. Non mi ricordo esattamente le parole, però realizzando l'impermanenza e la morte, realizzando l'impermanenza e la morte, qualsiasi azione voi facciate diventa santo Dharma. Diventa santo Dharma, non un Dharma mondano. Dovete ricordarvi questo, scrivete questo nel vostro diario, nel vostro libro di arreo. Molto importante, dice. Come cominciare a praticare il Dharma ogni giorno? Come cominciare a praticare il Dharma tutti i giorni? Qualsiasi cosa voi facciate, sempre, sempre, qualsiasi cosa facciate, mangiare, dormire, qualsiasi cosa voi facciate diventa un santo Dharma, non un Dharma mondano. Così la vita non viene sprecata. Milarepa ha detto questo qua. Diventando, ricordandosi dell'impermanenza della morte, sarete vittoriosi sopra la pigrizia. Realizzando l'impermanenza, qualsiasi cosa venga fatta diventa santo Dharma e non Dharma mondano. Questo non è ancora diventato un argomento in Occidente. Gli scienziati non hanno ancora scoperto, questo tipo di fenomeno. Gli scienziati non sono ancora arrivati a capire questo fenomeno. Per rendere la vita significativa, il modo di sprecare la vita. Gli scienziati non hanno ancora scoperto questo.
Io penso che l'Amazon K ha detto l'Amazon K ha detto questo. Quando si stabilisce bene la radice, quando si, il resto del Dharma virtuoso, istantaneamente sarà generato, si, il resto delle realizzazioni saranno realizzate, per esempio. Appunto il sentiero graduale dell'individuo di capacità inferiore, intermedie e superiore, le realizzazioni avverranno istantaneamente. Se le basi, la radice è messa per bene, cosa sono le quattro radici? Quali sono le quattro radici? Realizzare, per esempio, quanto è prezioso questo corpo umano, che è qualificato delle 10 ricchezze e le 8 libertà, e poi è come questo corpo umano è estremamente significativo, non soltanto ogni giorno, ma ogni ora, ogni minuto, anche ogni secondo. Con la rinuncia potete ottenere la liberazione anche in ogni secondo. Ogni secondo con la bodhicitta potete ottenere l'illuminazione. Ogni secondo e con la giusta visione, qualsiasi cosa voi facciate diventa un rimedio al samsara. Non diventa causa del samsara, ma diventa un rimedio al samsara per diventa rimedio al samsara, un rimedio per eliminare, per tagliare, per eliminare la radice del samsara, l'ignoranza, che si afferra all'io come veramente esistente, per tagliare quello. Diventa un rimedio per tagliare la radice del samsara. Proprio semplicemente, questa è la pratica dei sutra. E questo rende la meta molto significativa. Molto significativa, significativa, ricca. Ricca, ricca. Ricca di meriti, veramente incredibile, senza parlare poi della pratica del tantra. E poi la realizzazione, le 8 libertà, le 10 ricchezze, quanto è preziosa, è veramente altamente significativa, e quindi è molto molto difficile, la cosa più difficile da trovare. E poi l'impermanenza, la morte. Quindi se uno riesce ad avere questa realizzazione, tutte il resto delle realizzazioni si potranno ottenere. Del sentiero graduale dell'individuo di capacità inferiori, intermedie, superiori, tutte queste si potranno ottenere. Dovete scrivere queste cose nel vostro diario, nel vostro libro diarrea, e dovete scrivere ancora queste cose nel vostro diario, quindi poi ci gioca sempre con le parole, libro diarrea, perché in inglese è diario. Dovete comprendere bene questa cosa qua, dovete comprendere bene questa cosa, dovete conoscere questo. Quanto è importante questa realizzazione? Se volete, ho letto molti libri, ho letto un sacco di libri, ho ricevuto un sacco di insegnamenti, ho studiato quello, ho studiato quell'altro, però non è successo niente nella mente, la mia mente non c'è niente, nessuna realizzazione, non c'è niente, non è successo niente, non ci sono realizzazioni, nel suo sentiero graduale dello, non lo, lo, lo,
dice non scopo, essere di capacità inferiore. Pulga vuol dire essere di capacità e l'essere di capacità inferiore, intermedie e superiore. Quella è la traduzione esatta. Kyub vuol dire capace, buruka vuol dire kebu, vuol dire capace. E se non si ottengono capacità, non ho ottenuto nessuna realizzazione, ho letto questo, ho letto quell'altro, ho imparato quello. Vi domandate perché? Vi chiedete perché? Non sapete? È perché? Questo è quello che dice la Masan Capo, quello che manca nel vostro cuore, quello che manca nel vostro cuore è proprio quello. Dovete conoscere questo. Ecco, adesso è scritto in lamre dall'inizio, ecco perché è la cosa più importante. E voi dovete venire a conoscere adesso, venite a conoscere adesso quello che vi manca. Ecco lì. Ed è dopo tutto quanto, tutto il resto diventa facile. Con questa realizzazione tutto il resto diventa facile. Ok? Adesso. Allora, adesso. Quindi è detto lì la conclusione. Se non vi ricordate della morte, se non vi ricordate della morte della vostra mente, non avete la consapevolezza della, non praticate la consapevolezza della morte, allora i svantaggi sono che non ci si ricorda del Santo Dharma. E anche se vi ricordate il Santo Dharma, ma allora non siete in grado di praticare. E se non pensate alla morte, alla vostra morte, non potete praticare il Dharma, non siete in grado di praticare. Incapaci di lasciare andare, l'afferrarsi a questa vita, ai piaceri di questa vita. Non sei in grado di abbandonare i piaceri di questa vita. E anche se vi ricordate del Dharma, non siete capaci di praticarlo. E anche se vi ricordate del Dharma, non siete in grado di praticarlo, non pensando alla morte, alla vostra morte. E no, anche se praticate non diventa un dharma puro, anche se voi praticate non diventa un puro dharma. Per esempio, particolarmente per i tibetani e per gli orientali, per i cinesi penso, forse più che per le persone occidentali. Se vi ricordate del Dharma, ma non potete praticare in un modo puro, per esempio, il Kadampa Geshe Benkungya, una mattina, all'inizio, quando lui stava facendo la pratica, stava praticando il Lamrim, lui aveva pulito benissimo la sua
sostanza. Aveva fatto le offerte per bene, aveva pulito la stanza, aveva fatto le offerte perfette, aveva messo le offerte per tutte quante per bene. E poi dopo tutto, dopo aver fatto questo, si è seduto, ha controllato la motivazione per quale aveva, e ha scoperto che la sua motivazione non era una motivazione virtuosa, ma la sua motivazione era completamente coinvolta con gli otto dharma mondani. Quello che aveva fatto era completamente coinvolto con gli otto dharma mondani. Ha scoperto questo, completamente con gli otto dharma mondani, perché sapeva che il suo benefattore sarebbe arrivato. Sapeva che il suo benefattore sarebbe arrivato quella giornata, e quindi lui aveva pulito la stanza, aveva messo le offerte sull'altare molto belle, e quindi ha analizzato la sua motivazione e ha scoperto che quella era stata fatta con attaccamento, per il piacere di questa vita, per i benefici di questa vita, perché veniva il suo benefattore, ah, era così. Sta facendo molto bene, sta facendo veramente, veramente un bravo praticante di Dharma. La sua stanza è così pulita, tutte le offerte sono proprio, proprio belle, pulite, fatte bene. Quindi il benefattore sarebbe stato contento di questo, e quindi il benefattore sarebbe stato veramente attratto e contento anche della sua pratica di Dharma. Quindi il suo attaccamento, l'attaccamento era appunto era l'attaccamento alla reputazione, quello che il benefattore avrebbe detto o pensato. Quindi ha scoperto che questo all'improvviso si è alzato in piedi, appena ha scoperto che aveva gli otto dharma mondani, si è alzato in piedi, ha preso della cenere, non la cenere, ashes, non ashes, e l'ha buttato tutto quanto, ha sparpagliato tutto quanto la cenere sopra le polvere, sopra le, ha completamente buttato tutta la cenere sopra l'altare, ha sporcato tutto quanto. Allora qui le aveva rinunciato agli otto dharma mondani, l'attaccamento a questa vita, ha rinunciato, e lui ha messo la cenere sui suoi attaccamento agli otto dharma mondani. Ha buttato la cenere sugli otto dharma mondani, e quindi poi c'era a quel tempo Padampasanghya, al tempo di Milarepa, Padampasanghya, che veniva dall'India. Durante il tempo di Milarepa, Padampasanghya, non so quante centinaia di anni fa, comunque intorno agli anni 1100, 1200. Quindi Milarepa, nella vita di Milarepa, Padampasanghya stava arrivando in Tibet, e Milarepa stava uscendo. Stava andando, e allora Milarepa sapeva che Padampasanghya stava arrivando, e lui si è manifestato come un fiore giallo. Non so se era menzionato quel giallo oppure no, comunque forse io ho detto che era giallo, ma non so. Comunque si è manifestato come un fiore giallo. Come un fiore giallo. E Milarepa si è manifestato come un fiore giallo sulla strada per vedere se Padampasanghya lo avrebbe riconosciuto oppure no. Allora Padampasanghya è arrivato e l'ha riconosciuto naturalmente, che quello era Milarepa. E quindi questa è la storia. E poi Padampasanghya era a Tingri, in Tibet. Se si va dal Nepal, dal confine col Nepal, se si arriva lo stesso giorno o il giorno dopo, comunque a Tingri,
un villaggio che si chiama Cingri. Padampa Sang era lì. Padampa Sang sapeva con avendo con la sua chiaroveggenza, aveva visto che in Tibet Ben Kungin aveva fatto la migliore offerta, perché oggi in Tibet il Geshe Kadampa Ben Kungin ha fatto la migliore offerta, l'offerta più pura, che ha buttato la cenere sopra all'attaccamento, ha buttato l'attaccamento all'afferrarsi a questa vita. Infatti, proprio perché lui aveva fatto le offerte pensando, ah, adesso chissà, il mio benefattore vede, chissà che cosa penserà di come vede la mia offerta. Quindi all'inizio non era diventato santo Dharma, però poi era un Dharma mondano, e invece non virtù. E quindi la seconda, dopo che ha buttato tutta la cenere sopra l'altare, dopo che ha fatto tutta una gran confusione sull'altare, è diventato Dharma puro, il Dharma più puro, non inquinato dall'attaccamento, negli 8 Dharma mondani dell'attaccamento, attaccamento a questa vita. Se non pensate alla morte, questo è quello che succede. Fa diventare se stessi veramente malvagi o molto negativi. Rendiamo noi stessi veramente negativi, se non vi ricordate la morte. E al momento della morte, se allora quando si muore poi non si pensa alla quando si muore, durante la vita si pensa soltanto alla felicità di questa vita, anche se cercate di praticare il Dharma, però la motivazione è quella di essere attaccati ai piaceri di questa vita, non di lezioni che si fanno, non diventa Dharma. Se voi avete sprecato la vostra vita in questo modo, allora al momento della morte, con un grande rimorso, con un grande dispiacere e rimorso, si dovrà affrontare la morte. Quindi, quando la vostra mente è così dispiaciuta, dovete morire. Quando la vostra mente è completamente dispiaciuta, morirete. Non so. Non so quanti anni possono essere passati, sono stati sprecati, si rinascerà nei reami inferiori, forse bisogna rinascere nei reami inferiori. Quindi, se voi vi ricordate della morte, tutte queste cose non succedono. E si sarà in grado di praticare il Dharma puro, sarete in grado di praticare il Dharma puro. E quindi essere in grado di controllare la mente, sarete in grado di realizzare, di avere le realizzazioni del sentiero, dell'Amrim, essere in grado di realizzare. E quindi riflettendo sulla morte,
riflettendo sulla morte, si potrà appunto ricordarsi, avere la consapevolezza della morte, saremo in grado di ottenere e rilevare, ad avere tutte quante le realizzazioni dell'anima, e quindi sarete in grado di completare le realizzazioni dell'anima. È veramente incredibile. Quindi, al momento della morte, morirete contentissimi. Se ve le ricordate della morte, vi ricordate della morte, che la vostra morte può avvenire in ogni momento. Al momento della morte, morirete felici. E al momento della morte, quando effettivamente morirete, sarete molto contenti. Non ci sarà bisogno di avere, non ci sarà paura, non c'è bisogno di rinascere, non ci sarà la paura di rinascere nei reami inferiori. O del karma negativo, non c'è bisogno di avere paura del karma negativo. E quindi a Gyatso Kapon Karenpo ci ha detto che questo è il modo migliore di morire per i praticanti di Dharma. Quindi la cosa migliore, appunto, è cioè, morire proprio con grande gioia, incredibilmente contenti. Questo, allora, si rinascerà nelle terre pure. E quindi rinascerete nel paese, in un paese dove potete beneficiare incredibilmente gli altri, gli esseri senzienti, gli altri esseri senzienti, potrete essere in grado di, oppure anche rinascere in una terra pura, e morirete contenti, come il fatto di non aver incontrato i genitori per un lungo periodo, poi dopo per tanti anni non avete incontrato i vostri genitori, e adesso allora oggi li incontrate, così avete qualcuno che non avete visto per tanto tempo, e dopo siete incredibilmente contenti come vedere qualcuno che non si vedeva da tanto tempo. Quindi andare in un posto, appunto, andare nel posto dove che voi desiderate, desiderate essere lì per tutta la vita. Lì, andate nel posto oggi, andate proprio nel posto che avete desiderato per tutta la vita, e quindi siete estremamente contenti. Poi il livello intermedio è di morire senza alcun dubbio, senza dubbio, la mente contenta, con la mente molto a suo agio, è molto contenta di rinascerete come Deva o nel reame degli esseri umani, e quindi non c'è assolutamente alcun dubbio. E quindi si muore veramente in un modo molto agiato. E l'ultimo, non c'è bisogno di che la persona non ha paura, non ha bisogno di avere paura di rinascere nei reami inferiori. Non c'è la paura di rinascere nei reami inferiori. E uno non rinasce nei reami inferiori, non c'è bisogno di avere paura che non rinascerà nei reami inferiori. E poi ancora, c'è il grande yogi Kagyu, credo Gyawa Kotsampa o un altro. La cosa migliore è riuscire ad avere il modo migliore di riuscire a vedere direttamente la vacuità, avere l'esperienza diretta della vacuità. Questo è il modo migliore di morire. Quello successivo è non sono sicuro, non mi ricordo esattamente, forse anche per la realizzazione della vacuità. L'ultimo è
senza paura dei reami inferiori. Questa parte non, questa è la mia, il primo è vero, però poi però non mi ricordo esattamente. Poi adesso non mi ricordo parola per parola esattamente. Qua ci sono dei nomi, appunto, dei direttori dei centri, coordinatori spirituali, sangha, che tutte persone che sono morte nel FPMT, persone che noi conosciamo, che conoscevamo, per alcuni sono non conosciute, le persone che abbiamo conosciuto. Che sono morti in questi anni. E comprendendo questo, quello che succede agli altri, pensate a voi stessi per domare la vostra mente. Come ho menzionato già, nel mondo anche le persone ricche, milionari, zilionari, trilionari, molte persone, le loro famiglie muoiono, gradualmente muoiono, lasciano questo mondo senza scelta, gradualmente succede, però ancora uno comincia a pensare: oh, io vivrò per un sacco di tempo. Però semplicemente voi non dico, non ho incontrato qualcuno che crede che rimane sulla terra senza morire, non ho mai incontrato nessuno così. Quindi succede continuamente intorno a noi, nella vostra famiglia, uno comincia a pensare, anche se suo padre, anche vostro padre muore, vostra mamma muore, però io vivrò moltissimi anni. C'è questo concetto della permanenza, anche se la vita è impermanente, completamente cambia ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, secondo dopo secondo, e anche in un attimo di secondo, una frazione di secondo, e c'è questa impermanenza sottile, per cui vedete, anche le famiglie gradualmente finiranno, però nonostante questo uno pensa: ah, continuerò a vivere per un sacco di anni. Continuo. Poi a un certo punto arriva la morte, all'improvviso arriva, ci può essere un incidente stradale, oppure perché uno ha il cancro, veramente terribile, no? C'è una grandissima paura, grande paura, preoccupazione, c'è questa separazione dalla famiglia,
Dovete lasciare la famiglia deve lasciarvi, vi dovete separare. E poi c'è questa separazione dal mondo, la separazione da tutti quanti i possedimenti che avete accumulato per anni, 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 creando un sacco di karma negativo e avendo generato tanto attaccamento con l'afferrarsi a questa vita. Gli otto dharma mondane con l'attaccamento, che avete accumulato per anni e anni e anni. Per quanti anni avete cominciato a studiare dall'asilo fino poi alla scuola elementare, poi alla scuola secondaria, poi l'università. Naturalmente. Ecco, chiaramente il pensiero. Io ho fatto tutto questo, ho imparato tutte queste cose per beneficiare gli altri. Se uno avere la motivazione di farlo per aiutare gli altri è veramente molto raro. Sono veramente le persone speciali che generano questa motivazione. La maggior parte non hanno questa motivazione, per cui tutto quello che si fa diventa una virtù. Non c'è la motivazione dall'asilo fino all'università di farlo per il beneficio degli altri. Non c'è questa motivazione, non c'è. E quindi soltanto per fare soldi, per diventare famosi, per vivere per fare i soldi per questa vita e per la propria felicità. E quindi la separazione dal benessere, c'è una grande paura, grande preoccupazione di separarsi dal proprio corpo. È veramente incredibile. Quindi senza parlare poi della reincarnazione, senza parlare della reincarnazione. La paura, tutta la paura che viene, poi di rinascere nei rami inferiori, quello che viene dopo, no? È veramente incredibile, deve essere le cose peggiori che potranno succedere, vi potranno succedere dopo, ok? E anche se voi non ci credete intellettualmente non credete al karma, alla reincarnazione, però naturalmente dal profondo del cuore sorge una grande paura. Naturalmente dal cuore sorge un'incredibile paura, perché c'è come la sensazione di qualcosa di molto pesante che sta per succedere. Quindi dopo c'è la separazione, c'è questa separazione. E siccome non si è incontrato il Dharma, non conoscono il Dharma, allora normalmente non si pensa a praticare, non si pensa a praticare, non si pensa alla realtà della vita, all'impermanenza della morte che può avvenire in ogni momento. L'impermanenza della morte, appena la vostra mente si abitua si abitua, allora quello che voi fate, come vivete la vostra vita, diventa diverso, completamente diverso a seconda del tipo di abitudine. Non diventa un contenitore, non diventate, la vostra vita non diventa un contenitore di karma negativo, quindi può diventare un contenitore di buon karma, soddisfazione. E diventa la base per la felicità, una felicità interiore. E quindi in questo modo quindi anche i buddisti che prendono rifugio Buddha Dharma Sangha, però non pensano all'impermanenza e alla morte dal profondo del cuore. E
non hanno la consapevolezza quotidiana della morte. E soltanto c'è questa consapevolezza della permanenza, vivrò per lungo, anche nello stesso, anche lo stesso giorno in cui si muore, anche quel giorno stesso in cui si muore, che sta per morire con un incidente stradale o per un incidente con l'aereo che cade, o anche 5 minuti prima, 5 minuti prima che questo avvenga, 5 minuti prima della morte, vivrò per molti anni, vivrò per molti anni. Quindi non potete, cioè, questo concetto della permanenza, mentre la vita è della natura di impermanenza, questo concetto vi inganna completamente, vi inganna completamente, completamente. Quindi anche i buddhisti così non riescono a praticare il Dharma in questo modo. Beh, questo concetto impedisce. E poi, per esempio, il primo è questo. John Schwartz era direttore per vari anni e poi lui ha guidato il corso di Copan, è stato a Copan, era molto intelligente, era bravo nel guidare le meditazioni ed era il direttore del Vajrapana per diversi anni. All'inizio era molto, era sorpreso John McKay e altre persone stavano facendo la sadhana lunga di Eruka, Eruka Bodhimandala, la sadhana lunga. Ero veramente sorpreso. Pensavo di non poterlo fare in assoluto. E queste persone, Vajrapani è stato il centro che ha ricevuto l'iniziazione di Eruka e del mandala di Eruka e gli insegnamenti Vajrayogini. Questo è avvenuto. Poi ci sono molti lama, Kyabje Son Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, hanno poi naturalmente Geshe Zopa Rinpoche, Lama Yeshe. Penso anche Sua Santità Dalai Lama è andato lì una volta. La cosa, il giorno che ha detto che Sua Santità era stato dato il primo nome della pace, Sua Santità, allora il sindaco è venuto ad annunciare, lui stava ascoltando la BBC, però questa, la BBC non l'aveva ancora menzionato, per cui lui ha detto, la BBC non l'aveva menzionato, comunque lui era andato a letto, poi 500 persone erano venute, si sono sedute sulla collina e Sua Santità, il compa era troppo piccolo, per cui ha dato insegnamenti fuori, e quello che avevo suggerito era di dare insegnamenti sulle quattro consapevolezze, gli insegnamenti di Manjushri alla Mason K. In Sua Santità ha dato consigli di leggere quel libro, di leggere ogni tanto quel testo. E poi successivamente quello che è successo è che all'inizio è impossibile per lui poter fare la sadhana del Bodhimandala, e John e altri dicevano veramente sorpresi. Poi quando lui è diventato il direttore, e quando è diventato anche lui stesso l'ha fatto. Alle 5 prendere il suo saccapelo, andare nella sua stanza, fare la sadhana Bodhimandala di Eruka, e poi è veramente molto intelligente, era molto bravo.
terra, qualche cane era esperto e ha completato gli insegnamenti dell'Amri, e quindi è stato trovato nella sua stanza, nella sua casa. Una ragazza, penso che sia andata e voleva portargli un messaggio, e il suo corpo è stato trovato morto. Non so bene quando è morto, non si sa bene quando è morto, non si sa bene quando sia morto. E poi penso che al monastero di Swayambhunath, Serko Dorje Chan, il monastero di Serko Dorje Chan, Lumse, il monaco che va a Lumse, che era lì, è andato a fare il Poa a John Schwartz, e poi Henry Lau da Singapore è stata la prima persona che ha aiutato, Nick. Nick, quando Nick è andato, l'ha incontrato quando è andato a fare la raccolta di fondi, e ha dedicato la sua vita per la wisdom, e sono stata nella sua casa in Indonesia. Era il manager in una banca. Ho incontrato molte volte una persona veramente molto molto gentile, è stato molto gentile, mi ha aiutato anche per fare le analisi in Singapore, eccetera. E lei sa, cioè la sua moglie anche sta cercando di fare le stesse cose per Harry, per aiutare le persone. E poi il terzo venerabile Kunsang, vedete, è morto. Lui aiutava, mi ha aiutato tantissimo per fare i video di tutti gli insegnamenti, i miei insegnamenti, poi le foto, e particolarmente faceva i video degli insegnamenti. La sua attività principale era proprio quella di fare i video. In generale, lui mi ha aiutato per molti mesi, ha aiutato moltissimi monaci. Lui è stato il principale benefattore del centro Kalachakra in Francia. Penso che proprio a causa di quello è stato in grado di aiutare molte persone. E qui penso che lui ha avuto delle difficoltà dopo che è morto, ha avuto un po' di difficoltà, poi penso che è in accordo a coloro che possono dire che sanno. Anche un monaco di sera, che non sia un monaco che è particolarmente istruito nel Dharma, però è veramente un buon cuore e può veramente, non so, possiamo dire esattamente chi sia, comunque non è una persona estremamente istruita nel Dharma, però ha veramente buon cuore anche nel fare le divinazioni. Ha detto che lui è rinato in una famiglia molto ricca, e quindi posso vedere che, perché lui veramente aiutava tantissime persone, Kunsang. E poi è morto, gli è venuto un cancro, è morto 2 o 3 anni fa all'improvviso. Lui è stato con noi, ha viaggiato con noi, però adesso è andato. Poi la monaca Anne McNeil, lei proprio all'inizio aveva preso l'ordinazione,
non da Sua Santità il Dalai Lama, aveva preso l'ordinazione da, credo, da, forse dal Lhati Rinpoche, mi sembra, forse dal Lhati Rinpoche. Che lei mi aveva chiesto che il master program è lungo, bisogna farlo più breve, per cui ho fatto il basic program. E questo è grazie alla monaca Anila Ann, che ha fatto questo. Lei faceva, diceva, teneva i conti del monastero quando facevo le costruzioni, quando costruivo il monastero. Lei per 6 mesi era che teneva i conti e faceva la nostra, teneva la contabilità, e lei mi ha insegnato come scrivere appunto le spese e come fare, come scrivere le spese e così via. Teneva la contabilità, e poi lei ha vissuto a lungo, e poi non aveva più la memoria, è vissuta molto a lungo, poi è morta. E poi Tom Shamansky è morto recentemente, forse una settimana fa circa, una settimana o 10, più di una settimana fa. È morto Tom Shamansky, è morto 2 settimane fa. Non so quante persone lo conoscono qua. Era un vecchio studente. Lui ha guidato dei corsi al monastero di Copan. A quel tempo c'era Lama Yeshe lì. C'era Lama Yeshe, era arrivato da Dharamsala. E Lama stava dando dei Bodhisattva, e lui era lì. È morto 2 settimane fa. Studente, appunto. Poi Venerable Trisha. Lei è stata direttore del centro del Ruth Institute per molti anni, ha servito l'FPMT per tanti anni al centro di Delhi. Dopo il corso di Copan, lei ha servito il centro di Tushita a Delhi quando c'era Nick Kriboshli, ha servito al centro. Poi l'ultimo è stato la direttrice del centro del Ruth Institute. È diventata monaca, è morta di cancro, morta di tumore. Terry Lee da Nuova Zelanda è morto molti anni fa. Il figlio è qua adesso, sì. Poi Kim Olinghead, e poi il venerabile Andrea Antonietti, l'Amazon Kappa. Guggima Gombata, che è traduttore in Mongolia, che è stata la traduttrice, il traduttore per il dottor Adrian Mongolia, nell'hotel all'improvviso è collassato, è morto. Era giovane. 45 anni, 35 anni, poi Isabella Arocena. Isabella Arocena è spagnola. Lei
donato per costruire il monastero per le vecchie monache per vivere perché possono vivere insieme. Ha vissuto a lungo con il cancro. Venerabile Margaret è morta al centro Ceresi, venerabile Chodron, che lei aveva conosciuto. Ha cucinato per me all'ospizio di Madre Tara. Almeno due volte mi ricordo al Mahamudra Centra, al centro Mahamudra. Poi, quando lei mangiava e faceva quando lei faceva il dessert, metteva i fiori colorati intorno a. Non so se. Guardavo questi fiori, non li conosco. Erano pieni di tali piccoli insetti, era pieno di piccoli insetti dentro, piccolissimi. Ma lei non aveva mai pensato questo, lei non aveva mai pensato che ci fossero insetti dentro. Non me l'avrebbe mai messa, Chiara. Per me è facile, no? Non soltanto, ma in molti posti. Quanto è facile per me trovare i vermi, trovare dei capelli nel cibo. Ho questo tipo di karma di trovare degli animali nel cibo, i capelli nel cibo. Una volta, scusatemi di queste cose, come una volta mio fratello, non mio fratello, forse cugino o nipote, chi lo sa, è il figlio che è nato da uno zio, come non so che tipo, così di relazione è. Lui era sposato con una donna di Lhasa, con una donna giovane di Lhasa, e lì stavo andando da loro, ogni tanto andavo da loro. Sono andato e lui avevano fatto, loro hanno fatto il riso con una zuppa. Ma tanti, tanti, tanti anni fa. E loro, quando facevano il cibo, non avevano la luce, non avevano la luce elettrica. Quindi. Era una stanza da letto, c'era solamente una luce e sono andato lì per mangiare al pranzo e loro avevano fatto il cibo e avevano messo, fatto e avevano preparato del cibo e la carne aveva delle larve, aveva delle larve, però loro non lo sapevano. Quando l'hanno tagliato e fritto, mi hanno portato il cibo e c'era un sacco di larve nella zuppa, in realtà naturalmente è la stessa cosa come mangiare della carne, no? Però ho detto,
Oh, il mio piatto è pieno. Ti ho detto no, il mio stomaco è pieno, no. No, mangio. Ma non ho detto che c'erano le larve, che c'erano che questi corpi erano fritti. Loro è piaciuto tantissimo. Nella loro stanza non c'era la luce, per cui avevano fritto tutto quanto. Loro veramente gli è piaciuto tantissimo quello che avevano preparato da mangiare. Poi in America, forse il posto di Tim ha una casa fuori. Almeno 2 volte sono stata a casa sua. Una volta, il suo amico Bob. Lui faceva la raccolta di fondi per non tutti quanti, forse i loro amici sono diventati, votavano per il presidente, è diventato presidente o qualcosa del genere. Quindi sono stata invitata a casa sua. E stavo mangiando fuori. E stavo mangiando l'insalata. Perché lui aveva l'orto lì vicino. Aveva l'orto lì vicino. E nell'insalata. Nei vegetali, se non si sta attenti, ci sono sempre degli insetti molto piccoli, molti, molti piccoli insetti. Magari quando si mangiano i vegetali ci sono un sacco di insetti piccolissimi. Quindi ho visto questo e quindi ho questo il karma di vedere. E quindi Bob stava mangiando il cibo qua, Roger, poi Tim. Ho visto, ho mosso l'insalata in questo modo, così, e non l'ho mangiata. Una volta Tim è entrato in casa per prendere qualche cosa, allora Roger l'ha preso e l'ha messo nel giardino, l'ha buttato via nel giardino. Però Bill, il suo amico Bill, non lo sapeva. Ancora non aveva capito cosa stava succedendo. E Bill stava dicendo, oh, ed è lì. Lui diceva, ah, lo mangiava, sono contento, oh, com'è delizioso, com'è delizioso. Continuava a dire, ah, oh, com'è delizioso, oh, com'è delizioso. Tutto, quando era finito. Penso che ho sentito che Bob anche è morto. Penso che sia morto anche lui qualche. E poi anche la venerabile Tenzin Gongcho, poi Gloria. Penso che Gloria abbia avuto una buona rinascita perché lei non ha detto molto. Lei mi ha detto prima di morire, mi ha detto. Vediamoci nella prossima vita. Ha detto, penso che lei non era molto preoccupata dal momento della morte, ma la monaca Gloria non. Lei ha portato Lama Ozal, si è presa qua di Lama Ozal qua in Dharamsala, l'ha portato in Dharamsala in Nepal. Gloria. Lei mi ha detto soltanto poche parole, molto 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 fiduciosa. E non aveva neanche una paura. Penso che abbia già avuto una buona rinascita. E poi Margaret Castle. E poi venerebbe Tom Ivory.
monaco americano. È morto in Nepal. Jim Blumenthal, che ha aiutato gli Hanze Rinpoche a creare Maurizio Cacciatore, che è stato il direttore dell'istituto della Mason Kapa, Sunita Kakari, che ha aiutato l'uscita Mayana Center in Delhi, proprio all'inizio, veramente all'inizio, proprio all'inizio. Lei ha aiutato NEC a cominciare il centro. Ed era vicino al cimitero, il primo a casa era vicino al cimitero. A Delhi c'erano due cimiteri, vicino al cimitero. Non sono stato in quella casa, però sono stato 2 ore al cimitero a guardare le persone che venivano cremate, mentre Nick e la Mayesha erano nella casa. Le persone povere, le persone povere vengono portate da 2 persone, portano il corpo e poi prendono del legno vecchio, ci vuole un sacco di tempo perché possono bruciare. C'era una madre si stava buttando nel fuoco. Quanto era bravo mio marito. E poi le persone ricche invece il legno è tagliato a pezzettini piccoli e quindi diventa più facile far bruciare il corpo. E quindi vengono un sacco di taxi e molto motociclisti, quelli più ricchi sono così. E poi c'era arrivata la moglie, anche tutti quanti gli amici erano lì. Vanno lì, fanno le prostrazioni al parente che è morto. C'era il padre uno che era lì, che andava avanti e indietro e non sapeva che cosa pensare. Qualcosa che non aveva mai pensato nella vita, e quello era il momento migliore di spiegare il Dharma. Quello è il momento migliore per spiegare il Dharma. Però non ho potuto parlare con lui. Lui mi ha chiesto cosa stai facendo. Stai facendo le ricerche? Gli ha chiesto perché stavo guardando, no? Allora mi ha chiesto se stavo facendo le ricerche. Non ho saputo, non mi ricordo più cosa ho risposto. Non mi ricordo. Poi ha vissuto molto tempo, poi è morta, Dharmawati. Lei è l'unica studentessa dall'Indonesia durante il tempo di Lama. Era l'unica studentessa dall'Indonesia e lei faceva la pratica di Tara. E Lama le aveva detto di indossare sempre vestiti verdi, sempre. Quindi lei, anche se altre persone le dicevano non le piacevano tanto, ma siccome Lama le aveva detto di vestire di verde, allora si vestiva sempre di verde. L'ultima volta che l'ho vista, l'ho incontrata a Singapore, lei era molto magra. Aveva molte difficoltà, era diventata difficile la sua vita. Dharmawati è morta molti anni fa. Yanaboe, Rabbi Dechen, Shineland, una monaca cinese. È diventata monaca nella tradizione tibetana. È morta al gabinetto. Non so quanti giorni, quando è stata trovata dopo qualche giorno al gabinetto con
del sangue. Poi Stefano, un vecchio studente, un altro, anche lui è morto. Lui ha preso un sacco, lui prendeva, faceva uso di droghe con la sua moglie. Con la sua moglie a letto si è fatto una. Si è preso. E poi Ashley Walker, Barry Bush, la mamma di Nick, poi Ashley Walker, che era del vagina. Ronnie King è morta. Una donna inglese. Ha vissuto tanto tempo in India, Bob Farmer. Alogina, Xavi Alogina. Inter McKinnon. Ha cominciato la rental passenger. Letty Lunga, Singapore. Di Hong Kong. Era il co-direttore del centro di Hong Kong, dove Pempa è l'insegnante residente lì. Lei, anche sua figlia Nettie Long, lei se non aveva nessun tipo di aspettativa, non sapeva che tipo di malattia aveva. Ah, aveva la sclerosi multipla. Non aveva assolutamente l'aspettativa che si sarebbe ammalata in questo modo. Ha avuto questa malattia e poi è progredita, progressiva, e quindi è morta. È morta di questa malattia. Suo fratello è la reincarnazione di uno dei miei maestri, Ghenjian Pawando. Poi venerabile Denise Hood. Denise. Damai è il cugino di Roger. Nipote di Roger. Un incidente stradale. È stato a Monaco per qualche anno. Poi Mama Peck in Malesia, che ha aiutato il monastero femminile. Lei è venuta in Nepal e ha preso un elicottero russo e dovevo andare, quando lo stupro era costruito, andare a consacrarlo. Lei è venuta e ha preso un elicottero russo e quindi voleva prendere, voleva, prima di morire voleva vedere questo. Sono andato con lei a vedere. Ma quando sono arrivato lì, le monache, sono arrivato molto presto la mattina e le monache avevano preso tutte quante le offerte, sono venute fuori. E sono andate per andare a vedere la grotta di Milarepa, dove la sorella di Milarepa aveva offerto delle vesti di Leona a Milarepa, e Milarepa le ha fatto dei pezzi per coprire le dita.
Il suo posto segreto è le dita. E sua sorella si è messa a piangere. E poi c'è la grotta di Geshe Lama Gyongchok completamente vuota. Lei aveva il diabete e lei aveva l'infezione, ha dovuto tagliare le gambe perché aveva il diabete. Li Tai Shan, the other day a Griva Center in Taiwan. Swang, Hong Kong. Venerabile Losan Donju. Poi Linda Rose, il venerabile Calden, il venerabile Jean Fitzgerald, Chris Cotton, Jim McCann, Venerable Gyalten Liangchen, in America, poi Gyalten Liangchen, Mr. Ho, il secondo benefattore del centro di Taipei, il secondo benefattore, il primo è stato Mr. Lin e poi la sua amica, lei non andava da qualsiasi altra lama, non andava da un lama all'altro, lei manteneva appunto, naturalmente la prima connessione era con me e quindi mantiene questa. Naturalmente, certo, ha ricevuto insegnamento su santità, mantiene la sua pratica molto brava, mantiene la sua pratica, le pratiche che aveva tenuto, le tenete, Vajrayogini e cose di questo genere. Poi Geshe Jamyan, che è morto a Taiwan. Un monaco che è diventato Geshe Sera e poi Geshe Losan Cherub che è morto a Copan, Ang Dorje che è morto di Copan, era un monaco originario da Laodo, uno degli monaci antichi da Laodo. Lui è morto. Lui stava dipingendo, lui stava dipingendo le maschere delle danze religiose, mentre stava tenendo il pennello, all'improvviso è morto. Mentre stava tenendo in mano la maschera e il pennello, all'improvviso è morto. Niente. Nessuna paura, niente, è morto così. Sono andato su e lui era sul tetto, sul terrazzo in alto. Sono andato lì a parlare, a fare preghiere con Geshe Chogyam, con Geshe Chogyam, eccetera. Poi Ang Dorje che lo chiamavo sempre lo chiamavo Aret. Ha completato tutti quanti gli studi. Poi per la Giovanna Pescete.
Lei era sempre, sorrideva sempre per molti anni, poi una volta non ha più sorriso. Per molti anni, ogni volta che la vedevi, sorrideva. Poi l'ultima volta ho detto di continuare a sorridere. William a Taiwan e c'è qualche tipo di chiaroveggenza, aveva un certo tipo di chiaroveggenza, qualcosa che molti studenti chiedevano a lui qualcosa. Copan, il venerabile Michel, che lei sempre si segue, lei stava sempre seduta sotto la mia finestra, stava sempre seduta sotto le mie finestre, sempre sotto la mia finestra, sempre, sempre, sempre la mia finestra era in alto. All'ora del tè, lei apriva non tutti i giorni, però lei sempre lì, anche se sempre lì con lo zen caldo. Anche se è molto caro, e le chiedevo, ho imparato questo da lei, dal francese. Ah, le chiedeva, vuoi un po' di tè? Volevo ti. L'ho imparato da lei, non dico, le ho chiesto, vuoi un po' di tè? L'ho imparato. Che oggi circostanza ripostava da dell'inizio durante succhio gasto e lei e siccome io stavo dentro al gompa lei guardava attraverso la finestra da fuori da dove era seduta, lei guardava dentro per molti anni e per molte ore mi stava guardando attraverso la finestra e che oggi circostanza ripostava. Non sai mai chi è lei. Rinpoche mi ha sempre detto: non puoi sapere chi è lei. Che non si può mai sapere chi è. E poteva anche essere una Dakini, una Buddha, Bodhisattva, chi lo sa. Poteva essere. Non si può sapere chi può essere. Donde Nalanda, Donde Nalanda, sì. Questi, comunque, questi sono praticamente di base, questi sono direttori, persone che hanno lavorato per l'FPMT e sono conosciute, che sono morte, che hanno già lasciato il corpo, molti di sangue che se ne sono andati, vedete? Non possiamo veramente dire chi sarà il prossimo da qui. Chi sarà il prossimo quest'anno? E così siamo in quel processo. Io stesso, tutti quanti noi siamo in questo processo. Tutti quanti siamo in questo processo.
Siamo a tutto in questo processo. Dal momento che siamo nati, stiamo correndo verso la morte ogni secondo, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Cioè, corriamo verso la morte e questa è la natura della nostra vita. A secondo dopo secondo ci avviciniamo sempre di più. Corriamo verso la morte, stiamo finendo questa vita e ci avviciniamo sempre di più, stiamo correndo e stiamo andando, arrivando veramente in un modo velocissimo alla morte ogni giorno. Se non purifichiamo la mente e non purifichiamo la mente, non purifichiamo il karma negativo che abbiamo accumulato da rinascita senza inizio, allora noi ci avviciniamo sempre di più ai rami inferiori. È veramente velocissimo, e veramente ci avviciniamo velocissimamente ai rami inferiori, anche se leggiamo i testi. Leggiamo i testi che dice la descrizione dei vari inferni caldi, freddi, e poi gli inferni periferici, gli inferni ordinari, poi le sofferenze di preta, degli animali. E veramente ci avviciniamo così tanto ai rami inferiori, attimo dopo attimo corriamo verso i rami inferiori, così. E quando non ci pensate sembra tutto quanto ok, no? Sembra, oh, come si sta bene, e sembra così, no? Però quando in realtà non è così, ma questa è la realtà. Andiamo di corsa verso la morte, veramente. Ci avviciniamo velocissimi al momento della morte. Ogni giorno che noi non pratichiamo il Dhamma, non purifichiamo. Quindi leggo questo velocemente, questo. E do questa trasmissione orale, lo leggo in inglese. Forse devo leggere in tibetano, ma non ho il testo in tibetano. Questo è in inglese. Tutti quanti otterranno la trasmissione lunga. Magari verrà anche il lung, però. Da questo magari vi potrebbe venire il lung, però. Mentre voi ricevete la trasmissione, mentre ricevete il lung, magari viene il lung. Mentre ricevete, ok, come ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, per liberare gli esseri senzienti dall'oceano di sofferenze e ottenere lo stato di Buddha. In questa stessa vita, senza tardare, per realizzare la natura della morte, la natura della vita, che è l'impermanenza, la morte, che è la base. Bisogna ottenere tutte quante le basi per le realizzazioni fino all'illuminazione. La realizzazione della morte è la base per ottenere tutte quante le realizzazioni. Non ho preso il testo tibetano. Il cucchiaio, il cuoro, cioè il cucchiaio del cuore, qualcosa così. La traduzione magari non è proprio corretta. È la cosa più quello che ho detto fino adesso, è la cosa più importante da pensare alla propria morte, è la cosa più importante pensare alla propria morte. Non è necessariamente un cucchiaio, spoon. E
È come il cucchiaio, no? Che quando, se fosse in relazione al fatto che col cucchiaio uno può scegliere quello che vuole nel piatto da mangiare, ma già, la cosa più importante è incoraggiamento attraverso il ricordarsi dell'impermanenza. Un testo che ha scritto Khyabje Papunka Rinpoche, non so se c'è in italiano. Forse c'è là in inglese, no, perché la trasmissione orale la darà forse in inglese, ma Heart, gentile lama, guarda questo essere miserevole. Ancora questo, non so come mi comporto e come ho ingannato me stesso per tutta la vita. Per favore, guarda, guarda questa, uno senza testa, con grande compassione. Qui si riferisce al Guru Radice, al vostro Lama. Visualizzate il lama, il vostro guru radice. Il consiglio essenziale da dare a voi stessi è, diciamo, il cucchiaio del cuore, il cuore. Mantienitelo nel cuore, non essere distratto, non essere distratto. Rifletti sullo stato della tua vita, della goccia essenziale al tuo cuore. Poi da tempo senza inizio, evagato nell'esistenza ciclica che non è ancora terminato fino ad ora, anche se hai sperimentato incalcolabili cicli di rinascita senza inizio, proprio soltanto delle variazioni di felicità e sofferenza, e non hai ancora ottenuto alcun beneficio da questo. E quindi, se al momento non hai ottenuto la libertà e la fortuna, e sebbene tu al momento abbia ottenuto le libertà e la ricchezza così difficili da trovare, sempre fino ad ora sono terminate queste riversesse e sono perse, sono state vuote senza significato. Ora, se ti prendi cura di te stesso, il tempo è arrivato di praticare l'essenza per la felicità futura, quindi praticare le azioni virtuose. Tu sembri così capace, furbo e intelligente, ma sei veramente sciocco. Mentre tu ti afferri al gioco di questo infantile, delle apparenze di questa vita, all'improvviso sarai sopraffatto dalla paura del Signore della morte. E senza speranza e senza metodo ti succederà anche a te. Anche questo è perché tu pensi: non morirò per un po' di tempo, non morirò per un po' di tempo. Mentre distratto dalle attività che non finiscono mai in questa vita, all'improvviso il Signore della morte spaventosa arriverà. Adesso è il momento di morire. Questo succederà, questo ti succederà. Poi, anche se fai, organizzi, ah, domani, 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 all'improvviso dovrai andartene. Questo succederà, e senza scelta, lasciando indietro tutto quanto, lasci il lavoro che non finito, lasci il cibo non finito, la bevanda non bevuta, dovrai lasciarla. Questo ti succederà. Non c'è tempo, oltre che oggi, per cercare di diffondere
il tuo letto e andare fuori a dormire. E sul tuo ultimo letto cadrai come un vecchio albero e ci sarà un momento in cui non sarai in grado di muoverti e le mani saranno morbide. Attaccati alle tue vestiti e coperte. Questo succederà anche se completamente fasciato nelle ultime vestiti, comunque non hai ancora libertà per indossarle, perché soltanto oggi è quando il corpo diventerà rigido e sarà come la terra è una pietra, sarai tenuto per la prima volta dal tuo corpo, dal tuo cadavere. Questo ti succederà anche se tu cerchi di parlare le ultime parole, avrai l'espressione di disperazione, dispiaciuto, la tua lingua sarà secca e non potrai rendere te stesso chiaro e quindi all'improvviso sarai completamente sopraffatto. Ho incontrato una persona, un ex monaco del monastero di Tashilupu, nel sud dell'India. Lui è il nostro benefattore in Tibet. Abbiamo dovuto andare tutti i mesi a fare la puja a questa famiglia Teran nel sud India. La donna aveva due mariti, uno era una persona laica e questo da Tashilupu era un ex monaco. Quando ero lì, quando entrambi sono morti, il monaco, l'ex monaco, era a letto e la sua tutto il suo corpo era come legno, era come del legno che è sdraiato sul letto, è diventato così rigido e cercava di parlare, però non riuscivo a capire bene perché la lingua era diventata già blu e corta. Quindi c'era appunto l'assorbimento degli elementi che si stavano appunto assorbendo. Anche quando è morto l'altro marito ero lì presente. Forte, era un benefattore di Kyabjison Rinpoche ed era un seguace di Dogyal. E quando c'era un problema, quando c'erano dei grossi problemi, allora la madre, entrambi i mariti sono morti. E se qualcuno ha delle risposte dei problemi con Dogyal, io sono qua per poter rispondere. Ho smesso di andare nelle loro case per molti anni e quindi all'improvviso lei è venuta fuori nella mia stanza la sera, dopo molti anni è venuta nella mia stanza la sera e se lei avesse dato, avrebbe mollato Gogia, le avrei parlato, però non ho chiesto di sedersi. Normalmente si sedeva a prendere il tè, però lei è venuta, lei era molto preoccupata riguardo a lei non ha scritto, lei non ha firmato il libro che non avrebbe più praticato Dogya, per cui sua figlia è venuta, che è sposata con un
svizzero tibetano che praticano il Dogyal. Non sapevo se lei ha lasciato Dogyal oppure no, per cui non le ho parlato. Penso che lei sia ancora viva. Anche se qualcuno mi dà ancora l'ultimo cibo con sostanze sante, non sei in grado di deglutire anche se è una piccola goccia, e anche il cibo ti esce dalla bocca. Questo ti succederà anche se sei circondato da amici, parenti molto vicini a te, anche se tu loro ti amano, sono completamente spiaciuti alla fine della tua vita, perché non sarete più insieme mentre piangono e si afferrano a te, e dovrai separarvi da loro per sempre. Questo vi succederà per sempre. Poi ancora, sebbene voi sperimentate delle allucinazioni terrificanti, come una turbolenza di onde, e sarete sopraffatti e incapaci di grande dolore, miserabile, anche se tu non c'è niente da fare. L'apparenza di questa vita sono sparendo come il sole, e questo succederà. Poi anche con un'incredibile compassione, il tuo Astro Lama e gli amici di Vajra ti parlano nelle orecchie perché tu possa generare dei pensieri virtuosi. Anche se loro fanno questo con una mente amorevole, non c'è assolutamente speranza ed è impensabile. Questo ti succederà con la bocca che si annaspa, cioè il suono del sorsor al momento della morte. Il movimento del tuo respiro cresce sempre più forte e poi si interrompe come la rottura di una corda di violino. La tua vita è arrivata alla fine, e questo ti succederà. Ci sarà un momento in cui ti prenderai cura, avrai una tristezza di questo corpo che si chiamerà cadavere, disgustoso e marcio, e ci sarà un momento in cui il tuo corpo non potrà essere neppure sopportare i lenzuoli e il materasso, e verrà buttato per terra nel terreno nudo. Questo ti succederà, ci sarà un momento in cui il tuo corpo, che non può neanche nemmeno sopportare una spina, il tuo corpo che non può sopportare neanche una spina, verrà tagliato in pezzi dalle carni, e la carne sarà tagliata, e sarà un momento in cui il vostro corpo, che non riesce neanche a sopportare una pulce o una piattola, viene divorato dagli uccelli, dai cani. Questo ti succederà. Anche se tu devi fare un sacco di problemi, di affrontare un sacco di problemi pur. Anche se tu quando dovrai affrontare molti problemi nel soffiare pur, e cerchi di metterti i vestiti migliori, pur vuol dire
che uno sta un sacco di problemi. Purpur vuol dire quando il lama lascia nel corpo, allora loro vengono avvolti con dei broccati, con le vesti delle divinità. Poi proprio mettono addosso le corone, le indossano come le divinità, sono i vestiti da il corpo viene vestito con il broccato, con dei broccati. Questo per i grandi lama. Quando Kyabjir Rinpoche mi ha dato la trasmissione orale di questo testo a Dharamsala, Rinpoche ha detto, Papponka ha dato la trasmissione orale di questo testo al mio guru radice, Kyabjitricha Rinpoche, e ad altri lama, Kyabjitricha Rinpoche. Kyabje Paponka l'ha dato il commentario di questo e basta, niente altro. Ma Rinpoche mi ha dato, purpur vuol dire che il lama il cui corpo è avvolto con il broccato, e che vengono, il tuo corpo viene vestito con le vesti più fini. C'era un tempo in cui il tuo corpo verrà messo nella casa del fuoco, in un forno, e il tuo corpo non può neanche sopportare una fiammella, e ci sarà neanche l'incenso verrà bruciato nel mezzo di un fuoco terribile. Ci sarà, questo succederà, ci sarà un momento in cui Ci sarà un momento in cui, entrando nelle fiamme ardenti, e le tue carni e le tue ossa bruceranno e saranno ridotte in una pila di cenere. Ora è il tempo in cui il tuo corpo, che non può neanche sopportare neanche i vesti pesanti, sarà completamente avvolto dentro alla terra. Poi ancora, questo ti succederà, ci sarà anche un tempo in cui verrà annunciato il morto e il nome della persona, lui o lei, all'inizio e alla fine del tuo no, alla fine del tuo nome, e succederà anche a te. Ci sarà un momento in cui ci sarà un momento, questo non so che numero sia, ci sarà un momento in cui l'aria sarà piena del suono dei singhiozzi delle persone che sono affezionate e delle persone che vi sono vicine, o servitori, eccetera. E poi ci sarà un momento in cui le vostre vesti, i vostri vestiti, i capelli, i possedimenti avere saranno divisi, e non ci sarà assolutamente niente che rimane nelle quattro direzioni. Ci sarà un momento in cui, in totale disperazione, solo arriverai al passaggio dello stato intermedio. Questo ti succederà. Poi il 22, il terrore delle quattro nemici spaventosi discenderanno su di voi, l'apparenza di essere intrappolati dentro a una montagna e di essere completamente sotterrato sotto una valanga di terra. Che cosa fare? L'apparenza di essere
superficie di un vasto oceano è portato via da violente onde, che cosa fare? Poi l'esperienza del vostro cuore e delle orecchie che vengono completamente rotte dai suoni della conflagrazione feroce, che cosa fare? La paura dell'esperienza di essere sviluppati e portati via dai venti neri della fine degli eoni, che cosa fare? E quando siete portati via dai potenti venti rossi del karma e sarà inghiottito e quando sarai chiamato dal messaggero di Yama, dotato di disperazione, verrai portato via. Quando tu sarai tutelato in molti modi detestabili da buoi e scorpioni che sono come gli agenti karmici, che cosa fare? E quando vuoi, prima che Yama arrivi, il signore della morte, lui peserà il bianco e il nero, le vostre azioni positive e negative. Che cosa fare quando Yama espone le tue bugie di avere speso tutta la tua vita nell'attaccamento, nel rancore e nell'inganno? Che cosa fare? E quando Yama nel tribunale daranno le punizioni delle tue, matureranno gli effetti delle tue azioni negative, che cosa fare? E quando il tuo corpo nudo sarà buttato sul terreno incandescente del ferro incandescente, allora che cosa fare? Anche se il tuo corpo è completamente tagliato in pezzi dalla pioggia di armi, ancora dovrai sperimentare ancora di queste senza morire, che cosa fare? E poi anche se voi siete cotti nel ferro incandescente fino a che la tua carne si distrugge, devi ancora sperimentare queste cose qua senza morire. E poi ancora, anche se il tuo corpo e il fuoco bruciano inseparabilmente, ancora l'esperienza senza morire, che cosa fare? Poi ancora il tuo corpo è completamente tagliato si distrugge in centinaia di pezzi completamente ghiacciato, che cosa fare? Essendo caduti negli stati miserabili degli spiriti famelici, bisogna sperimentare la fame, la sete. E cosa fare quando sei diventato un animale, stupido e sfortunato animale, animali che si mangiano a vicenda vivi, e si dovranno sperimentare tutte queste sofferenze dei reami inferiori, e queste effettivamente vi fanno nascere così. Che cosa fare? Ora, non essere distratto con il suono di muoversi, la ur. Adesso è il momento che puoi ancora fare qualcosa. Non è soltanto lo stesso tempo, ma è quasi troppo tardi proprio adesso. Cerca con urgenza, muoviti. E i santi progetti del Lama, il gentile padre, il cuore dell'autorevole scrittura del vittorioso Lhasa, pratica il sentiero puro del completo dei sutra dei tantra. È il momento di sperimentare queste cose sulla vostra continua mentale. Chi è più veloce? Yama, il signore della morte, o tu la tua pratica
nel realizzare l'essenza del sogno eterno, il benessere di entrambi, te stesso e degli altri. Più che tu puoi, ogni giorno, unifica le tre porte del tuo corpo, parole e mente, e metti tutto lo sforzo nella tua pratica. E poi dopo qua viene la spiegazione di come sono avvenute queste, come sono avvenuti questi insegnamenti. Quindi, la mia risposta veloce e condensata è proprio condensata. Agnese, questo è il consiglio di Kuntan Jampe Liang, veramente un grande lama in Tibet. Questo dice come bisogna praticare, praticamente questa è la risposta di quello che bisogna mettere in pratica nella propria esistenza. Quindi l'essenza dei consigli, perché adesso qui ci sono tutte quante le ragioni, adesso cosa bisogna fare nella propria vita. L'essenza di Losang Kalpa sono gli insegnamenti di Losang Kalpa, nella pura degli insegnamenti di Lama Son Kalpa. Il cuore degli insegnamenti di Lama Son Kalpa. Da integrare, ascoltare, riflettere e meditare. Integrare tutto quanto in uno. Bisogna integrare tutto quanto, questi tre. L'ascoltare, riflettere e meditare. E in quel modo, se siete in grado di fare questo, se voi fate questo, vi mettete sforzo, se affrontate le difficoltà, mettete sforzo in questo, allora avrete il sostegno da questo diventerà il vostro sostegno. Accumulate meriti e fate la purificazione. Dovete fare molto di questo. Se voi vi sforzate in questo, avrete il sostegno nella schiena, praticamente avrete il sostegno, avrete ciò che vi sosterrà, l'accumulazione di meriti e la purificazione. E quindi, come si dice? Avrai l'illuminazione sulla sua punta, sulle punte delle dita. Avrai l'illuminazione sulla punta delle dita. La tua illuminazione è sulle tue dita. È sulla punta delle dita. Questa è la risposta. Questa è la risposta. Questa è la risposta. Quello avete sentito. E questa è la risposta. Questa è già la risposta in quello che dice Papunka Rinpoche. Comunque, ma mi fermo qua adesso. Quindi, abbiamo la
letto tutti questi nomi di tutte queste persone che sono morte, anche se è molto tardi, facciamo la preghiera anche se è tardi, facciamo la preghiera della regina delle preghiere per queste persone che sono morte. La leggiamo in inglese, ok? Pagina 344 nel libro delle preghiere. Cos'è meglio per le persone? Chi lo legge? Chi lo deve leggere? Michael o chi altro? O non leggerlo? È meglio che lo legga Michael o chi? Ok? Allora, leggiamo. Il prossimo giovane Dario Mangiusci. A voi leonite gli esseri umani, giunto alla liberazione nel passato, presente e futuro, nei mondi delle 10 direzioni, a tutti voi con il corpo, la parola e la mente sincera, mi prosto, con l'energia dell'aspirazione per la via dei Bodhisattva, con un senso di profondo rispetto e con corpi numerosi come gli atomi del mondo, a tutti voi Buddha visualizzati come reali, mi prosto, su ogni atomo ci sono Buddha innumerevoli come atomi, ognuno attorniato dalla moltitudine di Bodhisattva, sono sicuro che la sfera di tutti i fenomeni è interamente riempita dai Buddha in questo modo, con infiniti oceani di lodi per voi, oceani di suoni modulati dalla mia voce, canto la meravigliosa perfezione dei Buddha e onoro tutti voi, andate nella beatitudine, incantevoli fiori, magnifiche ghirlande, musica armoniosa, oli profumati e parasoli, voci sfavillanti e incenso eccellente, li offro a voi vittoriosi, vesti raffinate, profumi fraganti, un cumulo di polvere di sandalo alto come Monte Mero, tutte queste meravigliose offerte disposte in un modo armonioso le offro a voi vittoriose, con profonda ammirazione per tutti i Buddha, per la forza della combinazione della via dei Bodhisattva, porco, offerte supreme, impareggiabili, evase, e mi prosto a tutti voi vittoriosi, qualsiasi azione dannosa io abbia compiuto con il corpo, la parola e la mente, sopraffatto attaccamento, collera e confusione, la confesso apertamente davanti a voi. Elevo il mio cuore, gioisco di tutte le potenzialità positive dei Buddha, dei Bodhisattva, delle 10 direzioni, dei realizzatori solitari, degli uditori ancora in addestramento e di quelli andati al di là e di tutti gli esseri ordinari. Voi che siete le luci sfolgoranti dei mondi, nelle 10 direzioni, che avete ottenuto l'onniscienza di un Buddha per mezzo degli stati di risveglio, tutti voi che siete le mie guide, per favore girate la suprema ruota del Dharma. Con le palme unite sinceramente rivolgo questa richiesta, voi che potete realizzare per l'animale, per favore rimanete con voi e ogni innumerevoli come gli atomi del mondo per portare felicità e benessere a tutti i creatori. Senza cieca, qualunque un significante potenziale positivo abbia generato, prostrandomi, porgendo offerte, riconoscendo i miei errori, gioendo e chiedendo ai Buddha di rimanere a insegnare, ora lo dedico completamente al pieno risveglio. Possono i Buddha che vivono nei mondi delle 10 direzioni, possono voi che siete liberati nel passato accettare le mie offerte, possono coloro che non sono ancora sorti perfezionare velocemente le loro menti risvegliandosi nella completa illuminazione, possono tutti i mondi delle 10 direzioni essere completamente puri e vasti, possono essere affollati di Bodhisattva che circondano i Buddha riuniti sotto un albero della Bodhi, possono tutti gli esseri che esistono nelle 10 direzioni vivere sempre nel benessere e nella felicità, possono tutti gli esseri nell'esistenza ciclica vivere seguendo il Dharma, possa ogni loro desiderio di Dharma essere esaudito, ricordando le mie vite passate in tutti i vari stati di esistenza, posso io praticare sentire dei Bodhisattva e così in ogni ciclo di morte, migrazione e nascita posso sempre abbandonare la vita mondana, poi seguendo le orme di tutti i Buddha perfezionando la pratica di un Bodhisattva posso sempre agire senza errore o cedimento con una disciplina etica impeccabile e pura, posso insegnare il Dharma nella lingua degli dèi, nel linguaggio degli spiriti dei Naga, degli esseri umani, dei demoni, con la voce di ogni genere di essere, posso essere animo gentile e coltivare le sei perfezioni, non dimenticare mai la mente dell'illuminazione, posso purificare completamente ogni negatività, tutte le oscurazioni di questa mente che si sta risvegliando, in tutte le mie vite posso procedere nel mondo libero dal karma, dalle frizioni mentali, dalle forze che interferiscono, però come un fiore di loto sta disturbando le onde, proprio come il sole e la luna si muovono senza ostacoli nel cielo, posso mitigare la sofferenza dei rami inferiori, delle molteplici direzioni e dimensioni dell'universo, posso guidare tutti i migratori delle
resistenza al cerchio della paura, beatitudine del risveglio, portare loro anche i benefici mondani. Posso io praticare costantemente per Dio in avvenire, perfezionando l'attività del risveglio, agendo in armonia con le varie disposizioni degli esseri, mostrando loro il sentiero di Bodhisattva. Posso avere sempre l'amicizia di coloro che permettono il mio stesso sentiero per praticare insieme le medesime ispirazioni e attività con il corpo, le parole e anche la mente. Posso io incontrare sempre una guida spirituale e mai amareggiare quell'amico eccellente che desidera aiutarmi dal profondo del cuore e che è esperto nell'insegnare il sentiero del Bodhisattva. Posso io vedere direttamente i Buddha e i maestri attorniati al Bodhisattva e senza indugio o sconforto per gli eoni a venire posso porgere loro offerte immense. Posso tenere a mente l'autentico Dharma del Buddha, illuminare ogni luogo con gli insegnamenti che risvegliano, comprendere la realizzazione del Bodhisattva e praticare veridamente per tutti gli eoni futuri. Mentre circolo attraverso tutti gli stati di esistenza, posso divenire un forte tesoro di infinite qualità eccellenti, abilità nei metodi, saggezza, stabilità meditativa e concentrazione che libero mediante la raccolta del merito e la sconfinata saggezza contaminata. Praticando le attività del risveglio, un attimo vedrò tutte le terre dei Buddha innumerevoli come gli atomi e inconcepibili Buddha attorniati a Bodhisattva in ogni terra. Percependo questo in tutte le direzioni, mi immergo in un oceano di terre di Buddha, ciascuno di essi è come un oceano di Buddha nei tre tempi, nello spazio un ciuffo di capelli, anch'io praticherò per un oceano di ionia. Così sono continuamente immerso nella parola dei Buddha, espressione che rivela un oceano di qualità, non è che parola, ma questa completamente pura di tutti i Buddha, la comunicazione che si è data alle varie creazioni degli esseri, con la forza di discernimento mi immergo nell'infinita parola illuminata del Dharma, di tutti i Buddha dei tre tempi, giunti alla liberazione, che continuamente girano la ruota del metodo dei Dharma. Rimanendo in un istante questa vasta attività di tutti gli eoni futuri, entrerò in tutti gli eoni dei tempi in una sola frazione di un secondo, scorgerò in un istante tutti gli esseri svegliati, le eoni tra gli uomini del passato, presente e futuro, e con il potere e stabilità meditativa, insieme a un'illusione mi impegnerò costantemente nelle loro inconcepibili azioni, manifesterò su un singolo atomo la serie di terre pure, presenti, passate e future, nello stesso modo entrerò nella serie delle terre pure dei Buddha, in tutte le direzioni senza eccezione, mi presenterò davanti a tutte le mie guide spirituali, quelle luci del mondo che devono ancora apparire, coloro che in sequenza girano le ruote del completo risveglio, coloro che rivelano il nirvana, la pace perfetta e finale. Posso ottenere il potere della veloce emanazione magica, il potere di condurre il veicolo universale per mezzo di ogni approccio, il potere delle attività sempre benefiche, il potere dell'amore che pervade tutti i reami. Il potere di tutto l'incomparabile potenziale positivo, il potere della suprema conoscenza non ostruita dalla discriminazione, è per mezzo del potere, saggezza e l'abilità dei metodi della stabilità e magia, posso realizzare il perfetto potere del risveglio, purificando la forza di tutte le azioni contaminate, distruggendo il potere delle afflizioni mentali e delle loro radici, indebolendo il potere, quasi che interferiscono, perfezionerò il potere della pratica bodhisattva, posso purificare un oceano di mondi, posso liberare un oceano di esseri, posso vedere chiaramente un oceano di Dharma, posso realizzare un oceano di saggezza incontaminata. Posso purificare un oceano d'azione, posso esaudire un oceano d'aspirazione, posso porgere offerte a Buddha, posso praticare senza scoraggiamento per un oceano di Ione. Per isolarmi completamente con questo sentiero del Bodhisattva, realizzerò senza omissione tutte le varie aspirazioni della pratica del risveglio di Buddha, giunti nella libertà nei tre tempi, in ogni luogo. Per praticare esattamente come il saggio chiamato Samantabhadra, la bontà che abbraccia tutti, il fratello maggiore dei figli e delle figlie dei Buddha, dedico completamente tutti questi benefici. Allo stesso modo posso io dedicare proprio come l'abbia Samantabhadra, con il corpo, parole, mente, pure azioni e pure terre di Buddha, quando sorge l'aspirazione di Manjushri per questa pratica Bodhisattva che tutto abbraccia, per perfezionare queste pratiche senza sconforto e interruzione in tutti gli eoni futuri, possono le mie azioni pure essere infinite, le mie buone qualità illimitate attraverso dimorare nelle attività incommensurabili, possono realizzare infinite emanazioni, senza limite alla fine dello spazio, ugualmente gli esseri viventi sono infiniti, illimitati sono il karma e le afflizioni, possa la mia aspirazione essere parimenti vasta. Posso offrire ai Buddha tutta la ricchezza, gli ornamenti infiniti, i mondi delle dieci direzioni e posso offrire per eoni incalcolandomi come gli eoni del mondo perfino la grande felicità degli dei e degli esseri umani.
Tuttavia, chiunque ascolti questa straordinaria ispirazione, desiderando l'illuminazione più elevata, suscita una fede profonda, anche solo per una volta, crea un potenziale positivo assai più prezioso. Coloro che generano questa sincera ispirazione per la via dei Bodhisattva saranno liberi da tutte le rinascite inferiori, liberi da compagnie dannose e vedranno velocemente Amitabha, luce infinita. Anche in questa esistenza umana saranno nutriti della felicità e godranno di ogni circostanza favorevole. Senza aspettare a lungo diventeranno come Samantabhadra stesso. Coloro che danno voce a questa straordinaria ispirazione purificheranno velocemente e completamente le cinque azioni a retribuzione immediata. È la causa della forza dell'ignoranza. Benedetti con la suprema conoscenza, dotati di corpo e famiglia, qualità e apparenze eccellenti, saranno invincibili nelle vaste forze che interferiscono. Per i falsi maestri, tutti i tre mondi faranno offerte, giungendo velocemente al nobile albero della Bodhi, sedendo in quel luogo per beneficiare gli esseri senzienti, soggiogando tutte le forze che ostacolano, si risveglieranno pienamente e girano la grande ruota del Dano. Non avranno dubbi che il completo risveglio è il risultato pienamente maturato, compreso solo da un Buddha. Tenere a mente con l'insegnamento, lo studio e la recitazione. Questa aspirazione per la pratica di Bodhisattva appare dell'eroe Manjushri. Mantabhadra, che conosco la realtà così come essa, anche io dedico questo merito nel modo migliore per essere in grado di seguire il loro esempio perfetto. Con questa dedica è considerata la migliore da tutti i Buddha giunti alla libertà nei tre tempi, anche io dedico tutte le mie radici all'intendimento e alla pratica Bodhisattva. Quando avrà il momento della mia morte, eliminando tutte le oscurazioni e vedendo direttamente Amitabha, posso giungere immediatamente a Sukhavati, la pura della grande gioia. Dimorando su Cavati, posso realizzare il significato di questa ispirazione, esaudendo tutte senza eccezione per il beneficio degli esseri fino a quando verrà il mondo. Nato meraviglioso Lotto Supremo, in questa terra gioiosa, magnifico mandala di Buddha, possa ricevere una predizione nel mio risveglio direttamente a Buddha Amitabha. Avendo ricevuto una profezia, possa generare con il potere della verdezza un enorme beneficio per gli esseri in tutte le 10 istituzioni e di emanazione. Posso persino la minima virtù generata, offrendo questa preghiera. Pratica Bodhisattva fa sì che tutte le aspirazioni virtuose degli esseri vengano esaudite in un istante. A causa dell'immenso potenziale positivo generato dedicando questa preghiera, le azioni di Samantabhadra possono tutti gli esseri immersi in questo oceano di sofferenza essere raccolti da Amitabha, aiutando infiniti migratori dell'esistenza cieca e realizzando questa scrittura sfolgorante. Pratica Samantabhadra possono i rami della sofferenza essere completamente svuotati di tutti gli esseri.
A causa di quanti meriti passati, presenti e futuri accumulati a me stesso, accumulati innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha. Le persone, che, tutti gli studenti che hanno lasciato il corpo, che sono morte. La donna vecchia che ho 80-90 anni che si è presa cura di me per 7 anni nella scuola a Baxa, il suo nome era Reti Levi. E poi Losa Nyima, lama discepolo dal Tibet che ci ha servito in India e Nepal, a Baksa. Poi Zina che è sicuramente della terra pura. C'è Tukti Rinpoche, ha detto questo, e anche Dagia Rinpoche ha detto in Sud India, è veramente, è nata veramente in un posto molto buono. E quello che ha detto Khyelchi Tukti Rinpoche di sicuro è vero, è nella terra pura di Vajrayogini. E poi tutti il resto delle altre persone per i quali ho promesso di pregare i nomi di cui i nomi mi sono stati dati, tutti quegli studenti, tutte queste persone possono, coloro che sono nei rami inferiori adesso, rinascere immediatamente essere liberati dai rami inferiori e possa loro rinascere nelle terre pure. La terra pura di Vajrayogini, dove possono ottenere illuminazione e possono loro ricevere, il perfetto corpo umano qualificato delle 10 ricchezze e delle 8 libertà, e incontrare gli insegnamenti Mahayana. Incontrare il maestro perfettamente qualificato e che rivela il sentiero infallibile per l'illuminazione e essere in grado di compiacere l'amico virtuoso e fare soltanto quelle azioni virtuose che compiacciono l'amico spirituale e particolarmente dedichiamo i meriti. Recitando, appunto, avendo recitato la preghiera, la regina delle preghiere, particolarmente per loro, che diventino le cause per le loro buone rinascite. A causa di quanti meriti passati, presenti e futuri accumulati da me, tutti i meriti di 3 tempi accumulati di innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha. Posso dire che è la fonte di ogni felicità essere generata nel cuore di ogni essere senziente che sono stati nostra madre, da rinascita senza inizio. E sono stati gentili con noi, non sono incredibilmente, incredibilmente, incredibilmente gentili fino ad ora. Gli esseri senzienti che hanno incontrato il Dharma, non sono tanti quelli che. La maggior parte degli esseri senzienti non hanno incontrato il Dharma, per cui continuano, non praticano il Dharma e quindi la loro motivazione è quella dell'attaccamento, l'attitudine autogratificante e quindi accumulano infinito karma negativo da rinascita senza inizio, ma vabbè, e soltanto soffrono terribilmente, incredibilmente, soffrono incredibilmente e hanno sofferto per voi.
E quindi ancora, anche se uno non pratica il Dharma, uno non otterrà il sentiero di preparazione, non realizzerà la saggezza che percepisce direttamente la vacuità, e quindi sarà uno, quindi dovrà rinascere ancora dagli esseri senzienti ripetutamente, e quindi dovranno soffrire ripetutamente senza fine. Possa bodhicitta essere generata nel loro cuore, possano ottenere così l'illuminazione il più velocemente possibile. E poi, possa bodhicitta, a causa di tutti quanti i meriti accumulati da noi stessi, degli esseri sentienti, possa bodhicitta essere generata, possa essere generata nel cuore di tutti gli esseri senzienti che uno vede. Tutti gli esseri senzienti che vi vedono, che vi sentono, possa bodhicitta essere generata nel cuore di tutti gli esseri senzienti che sentono il vostro nome, che sentono gli esseri senzienti, che si ricordano di voi, gli esseri senzienti che sono attaccati a voi, gli esseri senzienti che vi toccano o che vedono la vostra foto. Quelli che possono realizzare bodhicitta, possa, chi ha già sviluppato bodhicitta nel proprio cuore, allora possa aumentare sempre di più senza che venga degenerata. E poi possono realizzare la visione prasangika tutti quanti. Qui voi stessi, la vostra famiglia e tutti quelli che sono morti. Possa bodhicitta essere generata e realizzare la visione prasangika in tutti gli studenti che sono qua. Adesso in tutti quanti noi. Shinkande pentande Charesi vantante Namajela Sanaju Pasho. A causa di quanti meriti del passato presente ne accumulati nei tre metri, nel comune di numeri, di numeri, di Buddha, possono tutte quante le guerre, interrompersi immediatamente, possono tutti quanti i pericoli, le malattie, le carestie, e tutti quanti i problemi che vengono dai pensieri discriminativi, tutti quanti i problemi causati dagli elementi, essere immediatamente pacificati, e appunto i pericoli del fuoco, dell'acqua, dell'aria, della terra possano essere completamente pacificati immediatamente, e possa esserci perfetta pace prevalere nel cuore di tutti quanti gli esseri viventi, generando amorevole gentilezza e bodhicitta nel loro cuore. E possono gli insegnamenti di Buddha durare a lungo tempo, e possono gli esseri senzienti possono ricevere proprio da dove gli esseri senzienti possono ricevere la pace e la felicità. A perfetta pace e felicità.
E poi gli esseri senzienti possono incontrare il Dharma, ottenere l'illuminazione nel più breve tempo possibile. Possono gli esseri senzienti essere in grado di prenderci cura di ogni singolo essere senziente, considerando ancora più prezioso del cielo pieno di geli che esaudiscono i desideri. Dai, c'è Norbu, Dajape, Docciondru, Pesampai, Tatu, Shempa, Zimpa, Shom. Cose di quanti meriti accumulati a me stesso, sono gli esseri senzienti che mi vedono, mi toccano, si ricordano di me, pensano di me, vedono la mia immagine. Tutti quanti possono, soltanto da quello possono tutti quanti le loro sofferenze essere immediatamente pacificate e possa loro ottenere tutte le felicità, comprese la completa illuminazione. La cosa di quanti meriti del passato, presente e futuro, comune da me, comune da innumerevoli senti esseri esistenti, innumerevoli Buddha. Che non esistono dalla loro parte, sono completamente vuoti dalla loro parte. Possa l'io, che non esiste dalla sua parte, è completamente vuoto dalla sua parte, ottenere lo stato di Buddha, che non esiste dalla sua parte, è completamente vuoto dalla sua parte, condurre tutti quanti gli esseri senzienti che non esistono dalla loro parte, sono completamente vuote dalla loro parte. A quello stato di Buddha, che non esiste dalla sua parte, completamente vuota dalla sua parte. Completamente da solo, che non esiste dalla mia parte, completamente vuoto dalla sua parte.